Essere o non essere, questo è il problema. Morire, dormire, sognare, sognare. Ma diciamoci la verità, cari bambini, oggi qui non sogna più nessuno. E allora lasciate che il sogno che oggi vi mostriamo sia il vostro desiderio. Noi da qui vi apriamo il nostro cuore per farci seguire dal vostro fin laggiù, ad Agrabah, città del mistero, città magica, con la miglior mercanzia al di qua dal fiume Giordano. Grande svendita oggi. Guardate questo piccolo capolavoro, tra un narghilè e una caffettiera, e fa anche le patatine fritte e non si rompe. Si è rotto. Oh, e questo è la prima volta che ne vedo uno. È un famoso salva bontà del Mar Morto. Sentite, ah, funziona. Ma a voi interessa solo la merce davvero rara. E allora credo che troverete molto interessante questo. Non vi fate ingannare dall'aspetto comune, come per tante cose. Non è quello che si vede, ma ciò che c'è dentro che conta. Pensate, una volta cambiò il destino di un giovane che, come questa lampada, valeva assai di più di quanto non apparisse. Un diamante allo stato grezzo. Inseparabili come Alluce e Polluce. Principessa? Jafar, saranno ormai più di 2 anni che ogni mese trascinate in questo palazzo la miglior nobiltà d'Oriente per farmi scegliere uno sposo. E io puntualmente vi ripeto che non intendo prendere marito scegliendolo come un cammello. Ma mia cara figliuola, tu sei la principessa e devi dare un erede ad Agrabah per far sì che continui la nostra dinastia. Io non sono eterno, e che ti piaccia o no, questa è la legge. E come mai queste leggi riguardano solo noi figlie femmine, e per voi sultani e per voi principi invece non esistono? No padre, questa è una legge sbagliata, io combatterò per cambiarla. Vedo fulmini, sette e forti perturbazioni provenienti dal nord-ovest, anche a
sbagliare la legge. Ma chi ti mette questi grilli nella testa? Ah, ma certo, è Shadia. Shadia, con te poi faremo i conti. E tu, Jasmine, adesso fila nelle tue stanze. Sua sfrontatezza, la principessa, si ne fila. Nobili signori, come avrete ben potuto capire, la principessa non è ancora pronta per la sua scelta. Lasciate il curriculum all'ingresso, vi faremo sapere. E tutto è bene, è quel che finisce bene. È finita male, e l'avevo detto io. Cambiare la legge, ma è proprio tutto a sua madre, pace all'anima sua. Vecchio smidollato! Questo non è un sultano, è un budino. Dovrò per tutta la vita assistere a questo scempio e accontentarmi soltanto delle briciole. Perché, mio signore, accontentarsi delle briciole quando si può avere tutta la torta? Hai mai pensato alla lampada dei desideri? Senti! Oh, inutile scorbio. La lampada dei desideri sta nel fondo di una grotta perduta nel deserto e poi... tutti quelli che si sono calati in quel buco non sono mai più risaliti. È la porta del bene e del male, può essere varcata soltanto da chi ha un'anima pura. Altrimenti... uff! E noi dove lo troviamo uno con l'anima pura? Sei forse tu, Iago? Nah. Sono forse... io? Nah. Si dice che là dentro, oltre alla lampada, vi siano enormi tesori. Bisognerebbe trovare un volontario, un disperato con niente da perdere. A noi la lampada. E a lui si fa per dire, promettiamo tutto il resto. Giusto. Un volontario. Solo a me possono venire certe idee. Jasmine, Jasmine. Prego, pensaci bene. Là fuori è tutto così complicato, la gente si danna per poter sopravvivere e poi ti potrebbe succedere di tutto, per favore. Che no, fai? Tu non vai. Anche tu adesso mi dai degli ordini? Proprio tu che mi hai sempre detto di non lasciarmi trattare come un oggetto? Star chiusa qui dentro, Shadia, non è vita. Non poter essere felice, non poter vivere, non poter fare quello che le altre ragazze della mia età possono fare. Aspettare i miei 18 anni per diventare una buona moglie. Se essere principessa significa questo, io non voglio più esserlo. Prendo la mia vita, me ne vado via. Non ho più niente da sperare se rimango qui. Sono tutti uguali senza fantasia. Quello che sono non succede. Sempre io, il tuo futuro te lo inventerai a modo.
Grazie, Shadia. Thank you.
arrangiandomi come capita, con le guardie sempre alle costole, mi preparano mille trappole, vanno, vanno, ma non mi acchiappano, mi rincorrono, mi circondano, vanno, vanno, ma non si arrendono, sono poco raccomandabile, ma il mio cuore è rimasto tenero, faccio cose che non si dicono, sono sogni che
parte. E adesso che l'abbiamo preso, non possiamo proprio lasciarcelo sfuggire. Vabbè, deciderai, gran visir di corte Jafar. Va bene, portatelo pure da Jafar, ma ditegli pure che mi ha salvato la vita. Ma io non so neppure il vostro nome. Piacere, principessa. Il mio nome è Aladdin. Piacere, Aladdin. Io sono Jasmine. Ma lasciatemi andare, Aladdin! Ma... Jasmine, che cosa hai combinato? Ma che cosa è successo? Oh, Shadia, al mercato sono stata aggredita ed un ragazzo ha preso le mie difese. Ma purtroppo l'hanno arrestato. E ora io non mi sento più sicura di me stessa. Non sono più all'altezza delle aspettative di tutti. Non riesco mai ad accontentare mio padre. Cara, non ti preoccupare, vendrai. Il tempo ti darà ragione. Ma io vorrei essere soltanto una ragazza normale, come te, come tutte le altre. Io vorrei, beh, io non so cosa vorrei, però per la prima volta là fuori qualcuno si è preso cura di me. E poi i suoi occhi, il suo profumo, il suo sorriso. Capisci quello che voglio dire? Certo, vero? Certo che capisco. E capisco anche che quel qualcuno ti ha lasciato il segno. Ora però andiamo, tuo padre sarà su tutte le furie. Jasmine, tu mi vuoi fare impazzire? Lunatica, che dice la tua palla? Non capisco, e prende male? Lascia stare. E allora? Allora, vostra grazia, la colpa è solo mia. Ho lasciato uscire la principessa da palazzo. Tu, già, me ne fate già fin troppe. Jasmine, guardami negli occhi. Ti sei permessa di uscire da palazzo senza avvisare nessuno? Ma neanche la tua povera madre avrebbe osato così tanto. Io non sono uscita da palazzo. Sono fuggita da voi, dalle vostre regole, dall'incubo del mio matrimonio. E se non fosse stato per quelle guardie, io di certo ora non sarei qui. Altro che corvi, qua volano caimani. Corvorani, analfabeta! Jasmine, ti farò rinchiudere nelle tue stanze. Ma sire! E tu non ti pizzare, ora basta, sono stufo! C'è che combinato sempre quello che ti pare, ma da oggi cambia tutto, non si può più fare. Oh, Shadia, corri subito a chiamare Jafar e dici di liberare subito quel giovane. Sì, io vado, però mi raccomando, tu stai ferma qui e non ti muovere, soprattutto non fare altre sciocchezze. Per oggi ne abbiamo fatte abbastanza. Sciocchezze? Ma cosa dici? Oggi è stato il giorno più bello della mia vita. Mi travolge, mentre fuori mi sento naufragare, mi si affondano i pensieri. Non riesco a raccontarmi cosa sento, ma in ogni mio respiro c'è dentro un sentimento. Se è così che comincia l'amore, è la cosa più bella che c'è. Mia principessa, mi avete mandato a chiamare? Sì, Jafar. Quel ragazzo che le vostre guardie hanno arrestato stamattina è intervenuto in mio soccorso e quindi voglio che lo liberiate subito. Mia sovrana, il ragazzo, come voi lo chiamate, anzi, era un pericoloso farabutto che le nostre guardie hanno provveduto a giustificare.
e saprò quali sogni sognare, perché adesso non voglio che voglio vivere, saprò resistere. La fortuna mi ha sbarrato le sue porte, ma non può rubare la mia fantasia. La lampada. Abbiamo il volontario, un'anima pura, un ladruncolo con niente da perdere che tutti credono già morto. Mascelle rottissime.
Bene, bene, bene. Ecco il nostro piccolo condannato a morte. Condannato a morte? Ma per aver rubato una mela! Una mela? Sono mesi che saccheggi il mercato Iago! Leggigli la lista dei reati che ha commesso. Limitiamoci all'ultima settimana, altrimenti rischiamo di passare qui tutto il Ramadan. Ma allora, lunedì, furto di farina al mulino di Basin. Ma era per la vedova del quartiere dell'Osi! Ha 9 figli, non mangiano mai! La fame rafforza il carattere, vai avanti! Martedì, furto di una botte di acqua piovana. Era per la capanna, aveva preso fuoco. Non vedo perché spegnerla. Mercoledì? Mercoledì, furto di una cavigliera con sonagli sonanti. Era per la vecchia danzatrice del ventre. Era il suo compleanno. Auguri! Giovedì? Giovedì? Gnocchi? Ma può bastare. Questo pezzente è proprio un'anima pura. Anima pura. Quindi? Pena di morte! A meno che cosa? A meno che tu ed io si diventi soci di un bellissimo... Ma non ci penso nemmeno! Si tratta di una lampada, un vecchio ricordo di famiglia che non so come è finita perduta in una caverna, insieme ad altre cose estremamente preziose. Tu dovresti solo calarti in quel buco e riportarmi la mia lampada. Tutto il resto lo potrai tenere tu. Si sa mai che con tutte quelle ricchezze tu possa resuscitare e conquistare finalmente il cuore di Jasmine. Ma cosa mi stai raccontando? Perché non ci vai tu in fondo a quella grotta? Non ti prendi la lampada e ti tieni anche tutto il resto? Alla mia età? Con la sciatica a colpo della strega e il ginocchio della lavandaia? E la claustrofobia? Dove si troverebbe questa grotta? Si trova nel deserto. Si chiama la caverna delle meraviglie. La caverna delle meraviglie? Ma dicono che chi finisca là dentro muoia polverizzato. Sono balle. Bisogna conoscere le trappole. Ed io, modestamente, posseggo l'unica mappa con tutte le indicazioni. Orari di apertura, costo dei biglietti e sconti comitivi. Ma che dici? Che ne dici? Senti, agonia. Mi hai quasi convinto, ma di una condizione. Non sei nelle condizioni di porre condizioni, ma sentiamo. Porterò con me Abu. Affare fatto. A me la lampada, a voi tutto il resto. E vedrai, non te ne pentirai. Non ne avrai il tempo. Iago. Partiremo stanotte stessa. Sbagli un solo passo, tu rischi di morire, eh? Rischi di morire, ma quando mai? Dai qua. Segui le stelle che varcano i confini, vai verso il sole, scavalca le torre, fino alla notte cammina e vedrai un cuore di palme e lì aspetterai il sole. Scavate dappertutto. Ma ehi, no, fermi. Ma qui dice la mappa in ogni mossa tu devi rispettare. Se sbagli un solo passo tu rischi di morire. E cerchiamo di capire cos'è sto cammello, no? Dammi qua, vediamo se ci capisco qualcosa. Fino alla notte
fare con questa fune, che prima torniamo con la lampada e prima mi sentirò più tranquillo. Dai, Alzi. Ma qui è tutto così buio. Buona fortuna, soci. Iago, prendi il coltello e preparati a tagliare la corda. Sì. Ma solo quando dico ora. Sì. Avete trovato la lampada? Sì, ce l'abbiamo, stiamo arrivando. Ma aspetta. Sbrigatevi allora. Prendila, prendila. Passatemi la mia lampada. Ma un attimo, prima facci uscire, no? No, dammi la lampada, la voglio ora. Aspetta. Ho detto ora. Lampada, i miei desideri, il mio futuro! Iago, ti voglio vedere morto! Ora! Aladdin! Aladdin! Aladdin, svegliati! Aladdin! Abu, lo sapevo! Guarda! Che non dovevamo fidarci di quelle tue carogne! E adesso, ma... Ma dove siamo finiti? Ma guarda, che meraviglia! Wow. Tutto quest'oro! Ma... Pensa, pensa con tutto questo! Quante persone potremmo fare felici! E invece, siamo... Siamo rinchiusi qui dentro! E tutto per colpa di questa maledetta lampada! Ecco. Così impolverata! Ma che succede? Ma chi vi ha tirato fuori dalla lampada? Vorrebbero essere al tuo posto. Tu mi hai tirato fuori dalla lampada. Io e tu sei il mio padrone. E hai a disposizione tre fantastici desideri. Io ti posso trasformare in tutto quello che vuoi. Faraone, faraona, mostro marino, Pinocchio, Peter Pan, Robin Hood. Insomma, io mi occupo di tutto. Mutui, viaggi, sport, benessere. E se vuoi posso risolverti anche qualsiasi tuo problema. Perché ti posso organizzare anche una serata a tema. Stai a vedere. Suoi ladroni, Alibaba e Ripo quanto te. Il cielo t'ha aiutato, sai perché la mia magia è un certo non so chi. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la tua dovera saranno finiti i tuoi guai se questa lampada dovesse fregare. E io dico bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi ad un amico amico come me. La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie ad un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re della star, e dolce d'ogni tipo assaggerà, tradisce un coro po' di baccalà. Si vive in sella, dimentica la fine, comanderai a servitù per dormire fino a mezzodì. È stregoneria, questa è magia. Stai a guardare, sono qui per te. Ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre. Attento agli occhi che ti schizza via per le sorprese che io ti farò. Sono una bomba di garanzia, il tuo vento la collera. È il numero uno ad aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che per te, e capirai che sono io, sono il grande amico tuo.
No, ma questo è fuori come una pacota! Aspetta. Cioè, tu mi stai dicendo che noi esprimiamo un desiderio e tu... Io non ho detto un desiderio, ho detto tre fantastici desideri. Ragazzi, voi non avete ancora capito che avete a che fare con il genio più geniale della storia. Il Contabale. Certo. Contabale manca. Certo però che tutti voi dovreste sapere che io ho abitato il passato. Avete presente. Vivrò nel futuro. Ok, mi hai convinto. Tre desideri, tre e non più di tre, ma tanto per cominciare, visto che sei tanto bravo, vuoi dirmi come ci tirerai fuori da qui? Cos'è, ci farai volare? Perché no? Potrebbe essere un'idea. Un momento, e con tutta questa roba che facciamo? La lasciamo qui? Questa è la miglior cassaforte del mondo e non hai ancora visto niente. Qui dentro, oltre a tutti questi tesori, trovate anche questo. Scegliere. Ma voi al mio posto, anzi tu al mio posto, cosa sceglieresti? Cosa sceglieresti? Io sceglierei di essere libero, non più obbligato a rientrare in quella gabbia dorata di una vita falsamente perfetta. Io vorrei essere libero, assaporare la libertà e respirare all'aria aperta. Ma, scusa, e perché non ti fai un piccolo miracoletto? Infatti. Perché i miracoletti non posso farmeli da me. Ci sarebbe bisogno di qualcuno. Sì? Che scegliesse di rinunciare ad un suo desiderio, qualcuno? E scegliesse così, sì, di fare un miracolo per me. Ma chi? Chi? Sì. Vabbè, dai, ho capito! Ci penso io! No, scusami, dillo! Ma ci penso io! Dai, vieni qua! Wow! È fantastico! È fantastico! Rinuncio a un mio desiderio per te. Vai, padrone, sono troppo contento, non sto più nella pelle! Ah, perché? Io il primo desiderio ce l'ho. Vai,
spara, padrone. Vai, ti ascoltiamo tutti. Ti metto fuoco. No. Io mi sono innamorato della ragazza più bella del mondo. Ah. Il suo nome è Jasmine, la principessa Jasmine, ma guardami, ma come posso conquistarla? Un momento, ho un'idea. Potresti farti trasformare in un principe. Ma questa è un'ottima idea. Sì, direi buona. Vediamo cosa possiamo fare. Per fare un principe ci serve una leggenda. Naturalmente tu sarai l'eroe. Avrai sconfitto Daniele Stofanti e tutto il mondo parlerà di te. Per fare un principe ci serve un po' di corte, 4 danische e fatta pizzeria. Un gran viso sicuro e carismatico, naturalmente quello sarò io. Per fare un principe ci serve tanta stoffa, che sia di seta e non finisca mai. Tutti i colori dell'arcobaleno, tutti i colori della felicità. E poi monete e pietre colorate, corallo e argento, incenso e malvasia. Valigie piene d'oro e di diamanti, profumi e spezie e tanta bianca. Yeah!
Signore e signori, cari ragazzi, vi sta piacendo questo spettacolo? Sì! Non vi ho sentito bene? Sì! E allora facciamo un bel applauso, dobbiamo fare le prove, sta per arrivare il nostro principe. Proviamo a fare un applauso? Talmente forti da far volare tutto, ma chissà se in questa lunga storia, in questa magia, in questo spettacolo, qualcosa volerà davvero. Siete curiosi? Sì! Allora, cari ragazzi, diamo il benvenuto qui, su questo palco, in questo splendido palazzo, al più grande, al più amato, al magnifico, all'unico, all'incommensurabile Principe Ali. Principe Ali, e dove sarebbe questo regno delle terre di laggiù? Ma come? Laggiù no? Laggiù no? Laggiù? Sì. Chi dice regno, dice rogne! Mi creda, sire, per il principe Ali, le ragazze fanno la fila! Oh, ma senti, senti, è arrivata la più grande sciupa femmina d'Oriente! Prego, potete benissimo ritornarvene da dove siete arrivate, ma, signori! Ma no, sua turbolenza si ritira!
siamo le solite. L'ho fatto. Ma che incubo questo matrimonio! Si son rose e pungeranno! E se son cachi? Pagliacciata inutile! E adesso ho sprecato un desiderio e non rivedrò mai più Jasmine. Ma d'altronde io chi voglio pretendere? Si sa, i ricchi stanno con i ricchi e i poveri stanno con i poveri. Sì, però Aladdin, tu proprio della principessa ti dovevi innamorare. Ma si dice che al cuor non si comanda. E stavolta il mio cuore ha fatto tutto da solo. Io poi quando sono vicino a lei non so neanche che cosa ho nelle tasche. E poi il suo sguardo, il suo profumo. Abu, l'amore ti cambia la vita. Sì, però Al, adesso riprenditi. Io non ce la faccio a vederti così. Io non so si sente ma non puoi farci niente, lei più la mandi via più ti torna in mente e sei qui con il cuore a fuoco, ma io sono il tuo amico e so che la scorderai e saremo ancora noi. Sì, ma Aladdin, tu pensa che ci sono anche quelli che non hanno niente eppure sono felici lo stesso!
Ma che c'entra? Aladdin, ma è vero! Che c'entra? Bravissimi! Chi va là? Sono io! Shadia! La dama di Jasmine! Devo parlare con il principe Ali! Sì, mi dica pure, ma Damigiana! Senti, cialtrone! Guarda che vi ho riconosciuto, sai! Jasmine mi ha parlato di voi, mi ha raccontato tutto! Ma... siete i due furfanti del mercato! E stai attento, vai a chiamare subito il principe, per favore, eh! Sì, ma cosa stai dicendo? Ma patetici a chi? Ma ti sei vista? Sembra il monumento alla tristezza! Sì, ma guarda che... Ehi, Abu! Ehi, che succede? Ma Shadia! Aladdin... che cosa ti stai inventando, eh? Guarda che io vi ho riconosciuto! E lascia stare Jasmine! Ma io sono innamorato di Jasmine! Mi sono travestito da principe! Innamorato, per conquistarla! Innamorato! Non mi dire fesserie! E comunque, stai attento! Qualunque cosa succeda, non fare furbo perché ti tengo d'occhio e dovrai fare conti con me. Con me non devi giocare, non ti permettere mai che se soltanto ci provi ti metto nei guai. Ora pensa, pensa bene a tutto quello che fai, cercala soltanto se non te la vuoi, e non se la merita, non farle male, occhio se la vedi con me. Shadia ha proprio ragione, io mi sono rotto di tutte queste bugie, le bugie hanno da sempre complicato la vita. Hai ragione, Ali. Io ho deciso che andrò da Jasmine e le dirò la verità, e vada come vada. Va bene. Principessa, io è proprio di questo che volevo parlarvi. Non c'è niente di cui parlare. Ma noi ci siamo già incontrati. Certo, tu sei quello del mercato, sei Aladdin, ma quindi stai vivo? No, ma non ci posso credere. Ma certo che sono io, non sono mica morto. Mai, non sapete quanto sono felice di rivedervi. E poi non vi ho nemmeno ringraziato per quello che mi avete fatto al mercato l'altro giorno. Ma ringraziarmi di cosa? Io non ho fatto nient'altro che aiutare una bellissima ragazza a sbarazzarsi di due furfanti di troppo. Ma poi voi che ci facevate al mercato in mezzo a tutta quella gentaglia? Gentaglia? Quella non è gentaglia, quella è la mia gente. Ed ero lì perché stavo fuggendo. Stavate fuggendo da cosa, principessa? Dal mio destino. Tra qualche giorno compirò 18 anni
e secondo la legge io dovrò sposarmi, senza amore, senza niente. Basta che sia principe e che abbia voglia di prendermi come sposa. Ma anche voi siete qui per sposare la principessa, no? Ma no, io sono qui per te. Vieni con me e lasciamoci volare tra sulle stelle di Portero. Lasciami qui tutte quante le paure. Guarda, guarda chi
chi si rivede? Ancora tu! Ma non è possibile! Il principe Ali è Aladdin! Come hai fatto a uscire dalla caverna delle meraviglie? Non te lo dirò mai! E dove hai messo la mia lampada? Guardie! Perquisitelo! Non è niente! Portatelo in prigione! Di nuovo! Lo costringeremo a dirci dove ha messo la lampada! Ah, e... per tua informazione, ho aggiunto una piccola clausola alla legge imperiale. Ma sei un farabutto! In modo da poter sposare la principessa e diventare finalmente un potente sultano. Non puoi farlo! Piccolo cialtrone! Non hai fatto i conti con il destino. Confortevole questa bellissima cella, vuoi un'amica, una maca, una mucca o vuoi una moca? Così ogni tuo desiderio sarà espresso. Genio, scusa, io vorrei uscire da qui, basta, uscire da qui. Attenzione, questo è il tuo ultimo desiderio. Ma come l'ultimo? Eh certo, primo desiderio. Ti abbiamo trasformato in un principe, in un meraviglioso principe. E l'ultimo desiderio spero sia ancora a mio favore. Quindi questo è il tuo ultimo desiderio.
desiderio. È vero. Senti, per favore, tirami fuori da qui! Che tu possa venire fuori da questa cella! Fatto! Un genio! Un genio, certo. Ti hai visto? Ascolta, il problema è che Jafar ha aggiunto una nuova legge. Sì. E se non andiamo a salvarla, sposerà Jasmine! E muoviamoci! Dove? Di là! Di là! Mio signore, credo sia arrivato il momento di comunicare al popolo le mie nozze con la principessa. Bene, convocatemi al più presto la principessa. Sua strabilantezza la principessa Jasmine e la sua istericissima dama di compagnia. Padre, mi avete mandato a chiamare? Sì, cara figliuola, siccome non si è trovato nessun principe, la legge dice che dovete sposare il nostro gran visir di corte, Jafar. Ma da dove spunta questa legge? È una clausoletta. Ma io la mia scelta l'ho già fatta, ho scelto il principe Ali. Ma è meraviglioso, vero, Jafar? Il principe Ali non esiste. Era un impostore. E appena l'abbiamo smascherato, è fuggito nel deserto. Quindi, mia sovrana, il vostro sposo sarò io. Basta, basta! Basta, adesso parlo io. Dimmi cosa succede, Andalù. Jafar, con la complicità di Iago, ha tramato contro di voi. Ha modificato la legge, ha catturato Aladdin perché vuole sposare la principessa e diventare lui sultano. Vuole impadronirsi del vostro trono. Sovestà, Andalù ha ragione. Jafar è un traditore. Ma cosa fai farneticando? Sono io il tuo padrone adesso. Inchinati e chiamami padrone. Sì, padrone. Adesso esprimi il mio primo desiderio. Diventare sultano di Agrabad. Il mio secondo desiderio è di impossessarmi di tutte le ricchezze della grotta. E di mio terzo... Ehi, un attimo. Così sarai anche ricco e potente, ma di certo non sarai un genio. E chi l'ha detto che non sono un genio? Avanti. Avanzo di lanterna. Esaudisci il mio terzo desiderio. Diventare il più geniale genio della storia. Bene, se questo è il tuo ultimo desiderio, che tu possa diventare il più grande e geniale genio della storia! Jafar! Jafar! Che mi venga un colpo apocalattico! Jafar ha finito nella lampada! E io che faccio ora? Ho un bel mestieroletto da farti fare! Stai tovagliami! Siamo liberi! Sì! Adesso
Sì, finalmente sono libero! Da oggi cambio nome! Non mi farò più chiamare Genio! Dai, senti che bello! Mi farò chiamare Eugenio! Giosmina, io ho cercato tante volte di parlarti. Vieni con me. Padre, non credete che Aladdin, per aver salvato il nostro regno, meriterebbe di diventare un principe? Ma certamente, figliuola! Datemi al più presto un testimone! Lo faccio io! E ti pareva che non arrivava lui? Aladdin, adesso che sei davvero un principe, puoi sposare la principessa! Thank you.
ancora qualche istante di silenzio. Ragazzi, siete stati bravissimi e vi assicuro, voi, un'emozione grandissima riuscire a fare uno spettacolo e avere un pubblico veramente così, così bello. Grazie mille di cuore a voi e grazie di cuore anche a tutte le vostre maestre che hanno creduto in questo progetto. Voi sapete che l'oratorio è il luogo dove si cresce, dove tanti di voi passano del tempo. Io sono contento di avervi avuto qui e non posso in questo momento non ringraziare, oltre a voi, alle vostre maestre, alla dirigente, ringraziare anche chi ha permesso tutto questo. E sono tutte queste giovani, ragazze, ragazze e mamme che vedete qui intorno. Un gruppo di la vera magia non è tanto l'essere stati qui su questo palco, ma aver fatto contenti e felici voi. Questa è la magia che proviamo noi oggi. Quindi grazie veramente di cuore e grazie anche, oltre a tutte le mamme, anche chi ha fatto da protagonista a questo splendido spettacolo. Io farei un applauso ad Aladdin, Ignazio. Un applauso grandissimo anche per la nostra Esther. Facciamo anche un applauso a chi nella testa, all'insaputa di tutti, perché noi non capivamo bene che cosa dovevamo fare, dove dovevamo uscire, i costumi, chi aveva in testa tutto questo ed era Florinda. Oggi, ma ci sono tantissime persone dietro le quinte che hanno permesso tutto quello che avete visto. Mario ha ringraziato tutto, avrei voluto ringraziare tutti io, quindi lei mi ha risparmiato una fatica. Volevo a nome di tutti i colleghi presenti, siamo qui presenti, la scuola elementare e la media, le diciamo così ci capiamo, a nome di tutti i colleghi, ma soprattutto di tutti i bambini che sono rimasti veramente bocca aperta in questo spettacolo. Come diceva lei prima, è un incanto, uno rimane a bocca aperta, perché guardavamo i nostri bambini mentre li guardavano ed erano veramente lì incollati, estasiati. Quindi davvero bravissimi a tutti, grazie ancora di averci offerto questa opportunità, grazie Corinna, grazie per la sua compagnia. Facciamo ancora un applauso a tutti. L'oratorio quotidianamente, però secondo me anche magari c'è qualche figlio o figlia, no, delle nostre mamme, avete avuto un'idea quando magari nelle domeniche o nei giorni settimanali vedevate tanta roba passare e tanta gente che correva a destra e a sinistra per preparare le cose. Vi facciamo vedere in 2 minuti di filmato quello che è successo, la magia successa in questi ultimi 6 mesi di Oratorio San Luigi.